hanno fatto femmine, tradotto hanno deciso le donne. Con questa tagliente frase in dialetto, un noto dirigente di partito napoletano avrebbe spiegato la scelta di Berlusconi di nominare il senatore Domenico Desiano come nuovo coordinatore di Forza Italia Campania. Aver paura, innamorarsi troppo. Secondo alcune voci, a determinare la nomina sarebbe stata infatti una donna in particolare, la fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale, molto amica di Desiano fin dai tempi in cui entrambi sedevano in consiglio provinciale a Napoli, decisione che ha scatenato un putiferio in Campania. Lei è stato nominato da Berlusconi o dalla fidanzata di Berlusconi? Le rispondo con molto tranquillamente. Io sono onorato di averla ricevuta dal presidente Berlusconi e noi dobbiamo costruire un partito aperto, un partito che parli alla gente e parli dei problemi della gente, fare meno pettegolezzi, fare meno inciuci e creare le condizioni affinché si possa parlare di politiche, di temi e di problemi. E per il resto c'è una canzone di un noto cantante italiano che dice: il resto è noia. Al di là di ogni noioso inciucio, la nomina di Desiano ha mandato su tutte le furie il gruppo di parlamentari legati a Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia ed ex plenipotenziario coordinatore regionale del PDL, che solo un anno fa, dopo la mancata ricandidatura alle elezioni politiche, è passato per le patrie galere con l'accusa di essere il referente politico del clan dei Casalesi. Oggi, come un anno fa, i ribelli cosentiniani sono sul piede di guerra. Stavolta non contestano tanto la scelta in sé ricaduta su Desiano, quanto il criterio con cui Berlusconi sceglie i suoi uomini per la nuova Forza Italia. Si crea un partito di vassalli, di cortigiani reggicota, i quali, non potendo far valere né le idee né il consenso, evidentemente fanno valere i doni, che sono la principale espressione di devozione. Ma i cani sono fedeli e devoti, gli uomini al massimo sono leali. Da questo terremoto è nata Forza Campania, un nuovo gruppo in consiglio regionale che minaccia di mettere in crisi il governatore Caldoro. Ma di malumori ce ne sarebbero tanti e in varie regioni, soprattutto tra gli uomini legati a Raffaele Fitto e Denis Verdini. In Puglia, in Sicilia, pare che a breve potrebbe nascere anche una Forza Calabria, nella regione che ha visto la nomina come coordinatrice di Iole Santelli. Nuovi assetti, quindi, a quanto pare più graditi alla Pascale, ma che minano le fondamenta della rinata Forza Italia. La tensione è una tensione nazionale. Il presidente Berlusconi vuole rinnovare completamente il partito, presentare personale politico diverso e trova un minimo di attrito. Le donne possono essere bravissime anche in politica, a parte che dichiarino di voler fare politica. Non si può stare lontano dalla politica e di orientare poi le scelte della politica con mezzi e metodi che sono sconosciuti alla politica stessa.